Bentornati in studio, sorpreso mentre cedeva marijuana e hashish ad un coetaneo, un baby spacciatore minorenne di Tarquini è finito nella rete degli agenti di polizia del commissariato locale che hanno tradotto il ragazzo presso una casa di accoglienza di Roma dove è stato disposto che il Tribunale dei Minorenni, nel corso delle indagini, i poliziotti del vicequestore questore aggiunto Gina Cordelli hanno perquisito la casa del ragazzo maggiorenne dal quale presumibilmente proveniva la droga. Sono stati infatti rinvenuti diversi quantitativi di hashish e marijuana. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire l'intera rete dello spaccio, che certamente rischia di preoccupare le famiglie tarquinesi vista l'età dei ragazzi coinvolti. È venuta alla luce una pregevole scultura di una Madonna con un bambino in stucco romano di colore celeste nel corso di alcuni lavori murari che si stavano effettuando all'interno di un villino di Santa Marinella. I lavori ne erano in atto per via del crollo improvviso di una parete di foratini, quella che una volta era l'antica chiesetta che si affacciava sul lungomare Marconi e poi diventata abitazione privata. Nascondeva la più antica scultura di Madonna mai ritrovata a Santa Marinella. La scultura attualmente è sottoposta ad un restauro in attesa. Di poter tornare al suo posto. Il professor Livio Spinelli, sta realizzando una pubblicazione su questo eccezionale ritrovamento, racconta: Abito sulla via Aurelia di fronte alla villetta Liberty della famiglia Pacelli, che si affaccia su quella singolare abitazione a forma di chiesa datata a seconda metà dell'Ottocento, dice il professore, dove abitavano Monsignor Giuseppe De Bisogno e il suo segretario Francesco Di Paolo Casetta, entrambi eh, camerieri segreti di Papa Pio IX. Fin da piccolo, dunque, Eugenio Pacelli. Era solito trascorrere le sue vacanze in uno dei punti più belli e Salubri di Santa Marinella, dove il Re d'Italia, su consiglio del professor Francesco Vallagussa, medico di corte primario del Bambin Gesù, costruì una villa per sua figlia Iolanda, che dopo una malattia polmonare venne in convalescenza a Santa Marinella. Grazie alla signora Margherita, attuale proprietaria, ho potuto visitare gli interni dove si riconosce ancora il punto in cui era situato l'altare. Chiamiamo decisamente argomento. Tares, polemica Tarquigna, la gran parte della maggioranza ha disertato la riunione della Commissione Consigliare Bilancio e Programmazione Economica avente all'ordine del giorno la discussione per l'approvazione del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e per l'approvazione delle tariffe. I gruppi consigliari d'opposizione, Terzo Polo, PDL e UDC puntano il dito contro l'amministrazione Mazzola. Ancora una volta tuonano dal centro-destra. Ci troviamo di fronte a constatare un atteggiamento dispotico del sindaco Mauro Mazzola, stavolta forse rimproverato dalla sua stessa maggioranza con grande stupore di noi consiglieri di minoranza spiegano dall'opposizione abbiamo trovato una riunione semideserta con la quasi totale latitanza della maggioranza Un'assenza da interpretare come un contrasto forte interno all'amministrazione si chiedono dal centro forse ad incidere saranno state le tariffe che ormai sono schizzate alle stelle, forse perché nonostante i costi elevati i servizi non non vengono garantiti in maniera decente, forse perché gli obiettivi prefissati con la differenziata non sono stati raggiunti, forse perché ancora una volta il sindaco ha deciso in maniera solitaria o comunque con la supervisione dei soliti pochi, senza condividere le scelte con una maggioranza che evidentemente non è così compatta e così contenta di penalizzare fortemente tutte le categorie con una tassazione eccessiva. Nessuna categoria, concludono i consiglieri dell'UDC, Terzo Polo e PDL, è stata coinvolta nella discussione del provvedimento. Nessun Nessuno ha potuto esprimere il proprio parere e dibattere su una corretta applicazione delle tariffe. Eppure in questo momento di crisi, caro sindaco, chi meglio dei suoi concittadini può capire quanto grava nei budget familiari o aziendali la nuova imposta? Argomenti importanti quelli previsti nell'ordine del giorno del Consiglio comunale di Santa Marella che si terrà domani alle 21 nella sala Flaminio Descalchi a Santa Marella. Tra le delibere di grande interesse per la cittadinanza c'è cioè quella relativa alla TARES, la nuova tassa sui rifiuti che tante polemiche ha suscitato nei giorni scorsi. Su questo tema è prevista una forte risposta da parte delle minoranze che stanno attendendo questa occasione per esternare il loro dissenso verso un balzello che costerà alle casse dei residenti un esborso del 25% in più rispetto alla Tarsu. Per cui dopo le comunicazioni del sindaco, la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale, i lavori proseguiranno in seduta straordinaria per la commissione approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi. Flavia Acque per il momento è salva ad annunciarlo dopo l'incontro con l'assessore all'ambiente della Regione Lazio Fabio Refrigeri e il sindaco di Ladispoli Crescenzo Pagliotta L'assessore ci ha annunciato che la lettera che ci imponeva entro un mese di aprire le porte di Ladispoli ad Aceato 2 è da considerare sospesa. Abbiamo avuto notizia, aggiunto Pagliotta che entro breve la Regione metterà a mano una nuova legge che riconsidera tutti i bacini di utenza del settore idrico ridimens pensionandone le estensioni territoriali, legge grazie alla quale il comune di Ladispoli potrebbe continuare a mantenere Flavia Acque evitando il passaggio al lato 2 e nonostante il buon risultato ottenuto Pagliotta assicura, manterremo la massima attenzione. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità a seguire la nostra consueta pagina dello sport.